Costa Grande, fa un chilometro per arrivare a colpire questo pallone, lo mette dove nessuno può arrivarci. Sì, una palla tirata con molta intelligenza, non forte, nell'ultima zona del campo. Time out tecnico, andiamo a sentire Fenoglio. Gente qua che schiaccia sopra il muro, bisogna stare sulla linea di fondo. Abbiamo detto di fare l'accento sulla scena, non la stiamo facendo. Stiamo andando troppo piano, troppo. Le facce non sono quelle solite nostre, noi non stiamo spingendo in questa partita qua. È troppo poco, non basta, non ne saltiamo fuori. Dai, forza ragazzi, forza! Perfettamente ragione, perché siamo abituati a vedere Bergamo come una squadra molto molto combattiva che non si arrende su nessun pallone. E ovviamente questa sera forse qualche cosa in più sta lasciando, e Fenoglio sa perfettamente che qual è il reale valore della sua squadra, quello che vuole vedere dalle sue ragazze e che non sono probabilmente le facce di questo momento. Facce più sorridenti invece dall'altra parte della rete. Comunque c'è tantissima tensione, questo match non lo vinci con 3 punti di vantaggio. Anzi, adesso sono solamente 2, poi quelli da Scavolini, 8-6, in vantaggio però per 2-7-1. Carolina Costa Grande al servizio, non rischia. Ortolani, Lo Bianco, Piccinini, pallone dentro, splendido peraltro. 7-8, si rifà sotto Bergamo. Angie Grun, istruzioni di Fenoglio, vediamo se dovrà forzare, se potrà forzare come al solito. Di nuovo in Bergamo, chi può forzare forza. Ah beh certo, che adesso lei no. Soltano, infatti, ma si era proprio sbracciato Fenoglio per fargli cambiare istruzioni. Poi gran attacco. Sei la forza Sheila. Invece. Mamma mia. Una seconda linea micidiale, 9-7, Pesaro al servizio con Martina Guigi. Ortolani, Lo Bianco. Accarezza il pallone Polia, che poi di là si pasticcia, ma punto era comunque. Questo momento, forse perché troppi errori in battuta, sia la Grun, che in genere non batte mai con i piedi a terra, e anche la Guigi hanno deciso di battere flot. Eh sì, 17 sbaglioni, palloni sbagliati complessivamente, e questo è il quarto errore in attacco della Scavolini Pesaro, il secondo del set. E la prima cosa che fa Mari peraltro in questo set è questa. Su 9 pari sbaglia l'attacco. Un momento di pausa, anche perché sta assolutamente decisiva fino adesso la brasiliana. Sheila croce, intuisce il pallonetto, parte dalla linea 9 metri per andarlo a prendere. Berg, Magliulevic, seconda linea di Sheila, tutto braccio, muro di Maia, Poliak. E qua viene fuori Maia Poliak, che conosco delle finali importanti, quando si gira col suo classico gesto per festeggiare. 19 Bergamo. Queste sono le facce che bisogna mettere sempre. Costa Grande, Berg, Mari, diagonale micidiale, ruba il tempo al muro. Parità. Va a servire Berg. Palla che cade sui piedi la sua, attenzione quindi a interpretarla. Croce, Lo Bianco, Ortolani attacca sulla rete. Secondo errore del set per Bergamo, decimo complessivo, secondo errore di Ortolani. Serena riceve bene, Lo Bianco, ancora Serena, il muro su di lei, il recupero tentato da Croce dopo il tocco di Lo Bianco, nulla da fare, allunga Pesaro. Peccato per l'Ortolani perché ovviamente è stata presa di mira, le stanno battendo addosso, lei sta tirando forte, sta facendo un po' fatica. Grun, gran difesa di Puerari questa. Mari, e ormai Pesaro fa quello che vuole, non sta sbagliando più nulla. Sono tutte un po' demotivate le ragazze in questo momento, e questo non è l'atteggiamento giusto per poter tener testa a Pesaro. Grun, Puerari prova un'altra volta un miracolo, si arrabbia, zero vento con il suo muro, questo pallone poteva essere toccato secondo il
maestro brasiliano. Sì, sì, lui sa che per tutti i palloni c'è un'alternativa, no? E quindi Poliak il servizio su Mari, Berg, Mari, Grun, splendida in copertura difensiva, seconda linea di Piccinini, out, temo per Bergamo, festeggia Pesaro, 14-11. Peccato, una grandissima difesa della Grun, distinto così, e la palla tirata fuori da Piccinini che è tirato dritto e lungo. Terzo errore del set, errore in servizio di Mari anche, si mette le mani sul volto. Zeroberto, secondo errore in servizio per la brasiliana, ottavo per Scavolini. 12-14. Leolo Bianco. Palla corta. Gilevic, Berg, Costa Grande, muro vincente di Barazza e Grun. 13-14. Queste sono due giocatrici difficili da spostare, a muro, quattro belle braccia. Berg questa volta su Sheila, tocca l'asticella e così è, punto Bergamo, 14 pari, due errori consecutivi, due errori, la murata e merito avversario, ma insomma. Sì, è un momento però in cui tutte e due le squadre stanno commettendo tanti errori, non ci sono scambi lunghi, quindi punti guadagnati ma soprattutto regalati dalle squadre, una volta l'una, una volta l'altra. Mari, Berg, Scilla, tocca il muro, recupera strepitoso di Lo Bianco, Piccinini, Grun, a proposito di errori, eccone un altro. Convinto che il pallone fosse dentro la tedesca.